Lo so, ragazzi, è tutto perfetto. La Kira è lì che dorme, la porta è storta, l'inquadratura nuova è carina, ci sono le luci dietro, è tutto storto come piace a voi. Va tutto bene, ma non ho il cappuccio. Ho finito, letteralmente, tutte le maglie e le felpe con il cappuccio. Non rompete i coglioni. Addio, addio, amici, addio. Noi ci... Si vede? Sì, perfetto! Bella ragazzi, qui Dido, oggi è sabato e quindi arriva un nuovo vlog. Allora ragazzi, il vlog di oggi sarà particolare perché sarà su un argomento che ogni tanto, anzi abbastanza spesso direi, mi chiedete, ovvero quali canali seguo io su YouTube? Ma prima di fare quello facciamo un piccolo recap della settimana. Tra i video che ho caricato in settimana volevo segnalarne in particolare due, ovvero il video che ho caricato ieri, che è stata una anteprima italiana del gioco Daymare 1998, nel senso che ho detto anteprima e non esclusiva, nel senso che gli sviluppatori del gioco hanno mandato delle versioni da provare a vari streamer e youtuber, sicuramente anche italiani, sicuramente anche altri oltre a me, ma sono stato il primo in Italia a mettere, quindi sono fiero di dire che appunto la prima Akira, scusa, dorme, volevo esserne certo perché sentivo rumori ambigui e sibillini, volevo solamente dire appunto che quindi sono fiero di questa cosa perché sono stato il primo in Italia a portare questo gioco, la cosa mi rende molto 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 felice. Al mondo sono stato il terzo perché mi hanno preceduto di 40 minuti due spagnoli del cazzo, dovete morire tra le fiamme. E poi abbiamo incominciato anche una rubrica sulla caccia agli achievement, ai trofei, che sapete è una cosa che adoro da sempre, ma poca importanza rispetto al perimento e alla morte dolorosa e lenta di quei due spagnoli maledetti. Quindi, forse uno non è nemmeno spagnolo in effetti. Partiamo con i canali italiani. Saranno, vedrete, canali vari, non solo di gameplay, anche se la maggior parte saranno gamer o comunque canali che trattano gaming, ma anche altri. Quindi, parlando di YouTuber italiani, partiamo subito con due nomi che già sapete. Parto con quelli che già sapete di più per arrivare a quelli che non sapete, che magari vi faccio scoprire io. Primi due, diciamo, che seguo sono Yotobi e il gatto, ovviamente. Con Yotobi, ovviamente, intendo sia Yotobi Games sia il Late Show con Yotobi, ovviamente. Con Yotobi intendo tutto Yotobi, andando a comprenderci anche Twitch. E stessa cosa col gatto, e non hanno bisogno di presentazioni. Questi due canali sono canali strafamosi. Io sono, cioè, come se il Papa andasse dal parroco di una chiesa sperduta a Frosinone a dirgli: ehi, puoi dire agli altri che io esisto, mi puoi sponsorizzare? E l'altro gli dice: ma tu sei il Papa, cazzo, e lui. Cazzo, è vero, che figata! In questa classifica, in questo video, in questa rassegna di youtuber italiani e non che seguo, vedrete che mancheranno alcuni nomi di youtuber che magari sono anche miei amici nella vita reale e che però non ci saranno in questa lista. Per quale motivo? Per il semplice fatto che non ho tempo di seguire i loro video. Quindi, appena ho un po' di tempo, seguo questi video qua di questi canali. Quindi, canali come ad esempio Rexen o Favij, eccetera, che conosco nella vita reale, che sono miei amici nella vita reale, non ci saranno in questo video proprio per il fatto che non riesco ad avere tempo per seguire il loro video. E quindi questo video non metto infatti gli youtuber con cui sono amico, che conosco, ma proprio quelli che giornalmente, assiduamente seguo ogni video che mettano. Altro canale che non ha bisogno di presentazione è quello di quei due sul server, soprattutto quei due sul server 2, perché ovviamente sono un appassionato di videogiochi e li trattano sia sul primo sia sul secondo canale, ma mi piacciono molto i gameplay, molto molto molto, e quindi prediligo il canale appunto di gameplay, dove mentre sul primo fanno anche video più elaborati, ovviamente, che molte volte non ho la testa di star lì a seguire, ma mi accontento di un gameplay così ignorante e veloce. Altro canale che seguo molto, che adoro veramente tanto, è quello dei Players Inside, sia Players Inside sia Player Inside 2. Sono persone veramente a modo, sempre educate, simpatiche, competenti, veramente adoro sia Medina sia Rendalan, li adoro alla follia, quindi veramente. È un canale che mi sento con tutto il cuore di consigliarvi perché appunto in quello che fanno davvero lo fanno perfettamente. E anche in quello che non fanno, anche quello che non fanno lo fanno molto meglio di te che stai guardando. E probabilmente anche di me, no, di me no, va bene un po'.
ma non importa, andiamo oltre. Rimangono due canali che mi sento di consigliarvi. Il primo, sono sicuro che quasi nessuno di voi, o comunque in pochi di voi purtroppo, lo conoscono, è quello di Stroncando l'Orrore. Io sono un appassionato sia di videogiochi sia di serie TV e film, e quindi ogni tanto giro e vago per cercare qualche canale, magari anche un po' più sconosciuto, che ne parli, che ne tratti, eccetera eccetera, e ne ho trovati vari, da Victor Laszlo a Mighty Pirate, quanto male l'ho detto il suo nome, e altri vari canali. Ma mentre, vabbè, Victor mi ha preso abbastanza, Mighty Pirate non fa proprio per me, ho trovato poi questo canale, appunto Stroncando l'Orrore, che mi ha stregato, veramente. Stroncando l'Orrore cosa fa? Fa, la dico veramente molto male, ma per non starvi ad ammorbare due ore su ogni singolo canale, le dico alla molto alla buona, fa recensioni di film, soprattutto brutti, o meglio, brutti, finora ho visto molti suoi video, non ho mai visto un bel film, video belli, su film brutti appunto, andando però a farlo in una maniera fighissima che non avevo mai visto prima, ovvero va a creare dei dialoghi all'interno dei suoi video fra sue varie personalità. Quindi ad esempio c'è lui che come me adesso fa il vlog in questa inquadratura, poi magari l'inquadratura cambia e che ne so, c'è lui stesso però con un'altra capigliatura, un altro vestito, i baffi finti, che ne so, in cucina che parla, che ne so, un po' con l'accento un po' spagnolo, poi l'altro che parla con l'accento un po' effeminato, e sono tutti personaggi diversi che ovviamente sempre lui interpreta, però hanno tutti, sono tutti caratterizzati bene, cioè sono tutti hanno una caratterizzazione incredibilmente superiore a quella di personaggi che lui tratta nei suoi film, e è veramente fatto bene. Cioè il fatto che fra di loro comunichino durante il video, si bisticcino, si prendano per il culo, si correggano a vicenda, si facciano le battute a vicenda, si insultino a vicenda, è fighissimo e rende questi video molto 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 scorrevoli, piacevoli e coinvolgenti. Consiglio tantissimo di seguire il suo canale, di andare a dare un'occhiata al suo canale almeno, perché secondo me merita parecchio. Vi consiglio ovviamente di guardare gli ultimi video, perché in quelli più vecchi non c'era così tanta, non c'era tanto uso di questa tecnica qua delle varie personalità, quindi erano video un po' più normali. Quello che proprio per me lo fa diventare un canale da oro, proprio che prendo sto canale, avete capito? È proprio questa contrapposizione, questo dialogo che si crea tra le varie personalità mentre c'è il film, mentre c'è la recensione del film. Quindi guardate gli ultimi video non andate a prendere i vlog ovviamente, andate a prendere gli stroncando, che sono appunto le recensioni fatte in questo modo. Ditegli che vi mando io, perché voglio che quel ragazzo capisca quanto amo e apprezzo quello che fa. Finiamo con i canali italiani con un pooper, ovvero quella gente che ha della roba in testa che gli fa vedere cose che noi comuni mortali non possiamo vedere, e gli fa così creare dei video incredibilmente sibillini. Non sto parlando di No Coldis, non sto parlando di Giacomatto, non sto parlando di Idiot Camel, non sto parlando di Zio Meso, né di nessun altro se non di Gioele Gentile, che è uno... è un pooper che a parer mio è tra i migliori in assoluto in Italia. A parte che i suoi video hanno una quantità di visite, alcuni incredibili, tipo 500-600 mila visite, ok, va bene, ma in ogni caso alcuni ne hanno anche di meno, e quasi tutti i suoi video sono perfetti. Qualcuno è un po' più sottotono degli altri, come è normale che sia, ma alcune sue poop, vi consiglio soprattutto La Brace Accesa e il Turistello, soprattutto il Turistello, andatevi a vedere quelle YouTube pop, il Turistello vi ucciderà dal ridere. Ultimo canale italiano che seguo quasi giornalmente è Breaking Italy, un sito di informazione e intrattenimento dove appunto c'è questo ragazzo, Alessandro, di cui non dirò il cognome perché non si sa come si dica e poi mi uccide se mai mi sente dirlo male, quanto sto parlando male fra l'altro, che appunto racconta delle varie news da tutto il mondo con un pizzico di ironia, di battute, di ovviamente un pizzico di suoi pareri e di quindi personalità in quello che fa, non è un robot che legge e basta, quindi è una cosa molto bella che rende anche
l'acculturarsi sulle news che vengono dal mondo piacevole. Youtuber stranieri che seguo invece si riducono a pochi, anche perché siete più interessati a quelli italiani, quindi quelli stranieri non ne parlerò in maniera chissà quanto approfondita. In generale c'è PewDiePie che seguo ininterrottamente dal 2012-13, una cosa del genere. Non ho mai perso un suo video ogni giorno, e la cosa mi fa paura perché siamo a minimo 4 anni che non mi perdo giornalmente un suo video. Sì, ho qualcosa che non va, ma sono felice così. E poi abbiamo canali di Hearthstone, soprattutto, in particolare Savage e Amaz. Altro canale che fa veramente morire da ridere, Video Game Donkey, un canale che fa gameplay di videogiochi, ma tutti montati, tutti pieni di battute, tutti, cioè non c'è un video che sia minimamente serio o con un attimo di pausa, è tutto ridere, 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 fa veramente troppo ridere. E poi c'è Scare Theater, un canale che prende alcuni casi inquietanti dal mondo, che ne so, il caso di Chip Chan, il caso di questo, il caso di quell'altro, e ne parla in maniera approfondita facendo ricerche. È una cosa fighissima, è un canale fighissimo, fa veramente inquietudine, alcuni video mettono davvero una caga assurda. Ve lo consiglio tantissimo se siete anche un minimo amanti dell'horror, dell'ansia, della suspense, di queste comunque storie dal web, storie dal mondo, non creepypasta, proprio cose reali, video su YouTube inquietanti, eccetera eccetera, non creepypasta, no. Direi di finire qua, anche perché mi sono accorto che altri canali non ce ne sono in particolare che seguo giornalmente, quindi non posso neanche fare tante menzioni di onore. Quindi questi sono i principali, i soli canali che seguo giornalmente ogni singolo giorno, che mi avevate chiesto, e quindi eccoli qua. Basta ragazzi, ci vediamo nel prossimo vlog, spero di aver risposto alle vostre domande. Argomenti per fare i vlog ne ho ancora un sacco, ma mi sono ripromesso a ogni vlog un argomento, se no vlog di 40 minuti, se no la gente, cioè, e poi la gente mi uccide e non va bene. Quindi, ci vediamo nel prossimo video, vlog qualunque cosa sarà, scusate per la mancanza di cappuccio, alla prossima!